altro giovane di Pontecorvo ha perso la vita in sella alla sua due ruote. Fabio Zonfrilli, come Roberto Sandirocco, è morto per le ferite troppo gravi riportate in seguito all'impatto contro un'auto. L'intera città di Pontecorvo è sotto shock. La tragedia di Fabio proprio nel giorno dei funerali di Roberto. Una triste notizia ha raggiunto nelle ore scorse la città di Anagni. È venuto a mancare mentre era in vacanza con la sua famiglia il segretario comunale Alberto Vinci. Tutta la città si stringe attorno al ricordo dell'uomo. Un operaio di un'azienda edile ad Atina è stato investito da un mezzo meccanico, per lui necessario l'elitrasporto in un nosocomio attrezzato della capitale. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Siglato l'accordo per le ciclovie del Basso Lazio tra Camera di Commercio di Frosinone e Regione Lazio, oltre 200 km di percorso nella sola provincia di Frosinone. Il sindaco di Patrica, Lucio Fiordalisio, ha annunciato la sentenza del TAR di Latina di sospensione dell'ordinanza di chiusura dell'azienda portata avanti la settimana scorsa dal primo cittadino per gli odori nauseabondi. Per il calcio di Serie B, Zimiński è un nuovo calciatore del Frosinone. Il polacco ha giocato per diversi anni al Palermo. Le sue doti tattiche sono piaciute molto alla società. Anche per oggi è tutto con il Live TG. Grazie per essere stati con noi. Per tutti gli aggiornamenti scarica la nostra app.